natura le fu tanto dei suoi doni benefica, e così di vezzi e di grazie la ricolmò, che gli atti suoi e le sue parole, accompagnate ognora da modesta vivacità e condite d'un lepor soavissimo, legavano dolcemente a lei gli animi di ciascuno. Data quindi ad essere istrutta nelle lettere, nel canto, nel ricamo, ed in qual si fosse cosa alla principesca sua nascita confacente l'ingegno quasi divino di che abbondava, tutto con rapidità mirabile apprendere le faceva, talché sebbene Paola, Ippolita ed Eleonora, sorelle sue, nelle facoltà medesime profittassero assai, ella non di meno addietro di gran lunga lasciavale. Gianfrancesco Gonzaga dette inizio al ramo dei Gonzaga di Sabbioneta. Nel 1479 sposò Antonia del Balzo, figlia di Pirro del Balzo, duca d'Andria e principe di Altamura. Dal matrimonio nacquero 11 figli. Gianfrancesco scelse Gazzuolo come sede della corte. Infatti la cittadina fu fortificata, abbellita e trasformata in una signoria che divenne marchesato nel 1565. Il figlio Ludovico sposò Francesca Fieschi ed ebbe anche lui 11 figli. I più celebri furono la bellissima e nobile Giulia, che nacque nel 1513, e Luigi, detto Rodomonte per la sua forza fisica e le sue imprese belliche. Grazie a Giulia sposerà la nobile Isabella Colonna e da questa unione nascerà Vespasiano, futuro duca di Sabbioneta. Va ricordato che il piccolo Vespasiano Gonzaga, con la morte prematura del padre Luigi, venne dato in affido alla zia Giulia, che con amore lo educò alla grande cultura umanistica del tempo. Giulia visse il breve tempo della fanciullezza in una corte brillante, che le permise di affinare quelle virtù dell'animo e quelle doti d'ingegno che la natura le aveva donate. Era ritenuta la più bella donna del Cinquecento. Aveva amore per la musica ed il canto e attitudine per i lavori domestici. Tutto ciò la rendeva una creatura eccezionale, la cui fama si diffuse ovunque, nelle corti italiane e straniere. Vespasiano Colonna, signore di fondi, si innamorò di lei, conoscendola soltanto per la sua fama. Giulia era giovanissima, aveva infatti solo 14 anni, mentre Vespasiano, noto per il suo casato e per le sue imprese militari, era quarantenne, malato e zoppo, e per giunta vedovo, con una figlia, Isabella, che forse era maggiore della sua novella sposa. Le nozze tra Giulia Gonzaga e Vespasiano Colonna si celebrarono nel 1527. Giulia entrò a fondi accolta con grandi festeggiamenti, ma il 13 maggio dell'anno seguente Vespasiano Colonna moriva a Pagliano e Giulia restò sola al governo della contea fondana. Il marito, nel suo testamento, l'aveva lasciata padrona di tutto. In tutto lo stato di campagna ed anco del regno sua vita durante serbando lo stato di vidua. E Giulia seppe serbare, come voleva Vespasiano, lo stato di vedovanza. Per molti anni dopo la morte di Vespasiano a fondi, il palazzo Colonna fiorì con un'epoca splendida nella vita cortigiana. Il castello di Fondi si trasformò in un cenacolo di letterati, artisti, filosofi, riformatori religiosi come Bernardo Tasso, Marcantonio Flaminio, Claudio Tolomeo, Matteo Bandello, Vergerio, Carnesecchi, Valdés, Vittoria Colonna. La cittadina di Fondi era diventata un piccolo centro letterario e artistico, tanto che Gandolfo Porrino, segretario della bella castellana, così scrisse: «Quel secolo fu ben santo e ben perfetto, e quella fu la vera età dell'oro, felice a quei di Fondi e di Traietto». A contatto con questo ambiente, anche lo spirito religioso di Giulia assunse modi e atteggiamenti diversi.
le sue idee religiose erano molto profonde, ma in questo periodo la corruzione della corte pontificia, le aberrazioni dell'Inquisizione turbarono la sua coscienza di fervente cattolica. E così, pur rimanendo nella sua fede primitiva, Giulia sentiva il bisogno di un rinnovamento religioso. I ritratti di Giulia, eseguiti da Tiziano nel 1542 e da Sebastiano del Piombo nel 1532, ispirarono poeti e prosatori a cantare le lodi della bella e colta feudataria fondana. Così cantava l'Ariosto nel suo celebre Orlando Furioso. Giulia Gonzaga, che dovunque il piede volge e ovunque i sereni occhi gira, non pur ogni altra beltà le cede, ma come scesa dal ciel, dea l'ammira. Ma all'improvviso un fulmine si abbatté su Fondi, causando la rovina della cittadina, la morte di molti abitanti e la fine di quel fervore spirituale e intellettuale raccolto attorno a Giulia. Kair ed-Din, detto Barbarossa, col titolo di ammiraglio, al comando della flotta ottomana costituita da 80 galee, aveva messo gli occhi sul castello di Fondi per rapire Giulia Gonzaga e deportarla in Turchia, per farne omaggio al sultano Solimano I, al quale era giunta la fama della sua straordinaria bellezza. Barbarossa saccheggiò San Lucido in Calabria, sbarcò a Procida e il 5 agosto giunse a Sperlonga, la occupò e vi compì una strage. Questa prima incursione gli fruttò un grosso bottino in oro e argento e un folto gruppo di donne e ragazze. A Fondi, intanto, si era sparsa la notizia dell'incursione. E mentre i sindaci decidevano di mandare in avanscoperta due coraggiosi cittadini, verso sera giungevano da Gaeta due giovani, accompagnati da una spia barbaresca, e si recavano nel castello per dire a Giulia Gonzaga che stavano arrivando i corsari e quindi di mettersi in salvo. Giulia, avvertita, fuggì da Fondi prima che la cittadina fosse assalita dal furioso Barbarossa. Si racconta anche che mentre gli uomini del Barbarossa assalivano il castello, la contessa, avvisata da un servo fedele, scappò, così come si trovava, in camicia da notte, attraversò un corridoio che comunicava con un cortile interno, raggiunse le scuderie e, staccato in fretta un cavallo, riuscì a mettersi in salvo. Forse fuggì verso Campo di Mele, un feudo della sua casa. Intanto i due giovani esploratori ritornarono a Fondi e riferirono che 6.000 corsari marciavano furiosamente verso la città. A tale notizia tutti gli abitanti, in fretta, con le loro suppellettili, si rifugiarono nel castello. Alle 11 del mattino del 9 agosto 1534 irruppero su Fondi i corsari del Barbarossa, ridussero la città a ferro e fuoco, vennero saccheggiate le chiese, dovunque c'era distruzione, furono scardinati i portoni ed incendiato il castello. Fu un triste giorno per la città di Fondi. Dopo questa tremenda avventura Giulia tornò nella sua Fondi, ma non riuscì a restarvi. Nel 1536 si ritirò a Napoli nel convento di San Francesco di Paola, dove morì il 19 aprile 1566, all'età di 56 anni. Intorno alla fuga romanzesca di Giulia Gonzaga nacquero molte leggende. Lo storico napoletano Francesco Daniele racconta che Giulia si era riempita il volto di macchie che portò sino alla vecchiaia per sottrarsi al pericolo di perdere la sua virtù se fosse caduta nelle mani dei corsari. Il francese Amélie de la Houssaye scrisse che il servo a cui Giulia doveva la vita fu premiato con la morte perché i suoi occhi avevano osato vedere le nudità della sua signora.